ritrovati sui teleschermi di Rete 8 con la pallamano di Serie A 1. Oggi undicesima giornata di campionato, l'undicesima di andata. In campo le formazioni della Savini, Città Sant'Angelo nell'inedito completo bianco-azzurro, e il Bologna invece con i classici colori della città felsinea rosso-blu. C'è subito il primo gol per la formazione bolognese, Montalto, 1-0 quando sono trascorsi soltanto 30 secondi dall'inizio della partita. Velocemente le formazioni: Zuccarini con il numero 1, ovviamente parliamo della Savini, con il 2 Marzuoli, 4 Baiocchi, 5 De Luca e Enrico, 7 Bogdanovic, 8 Chilufia, 9 Ruggeri, 10 Milosevic, 13 D'Arcangelo. Alla conclusione Angelo Limoncelli, il pareggio immediato della Savini, col numero 15 Chionchio, col numero 16 la Brecciosa e appunto col numero 20 Angelo Limoncelli, l'allenatore il signor Gabriele Travaglini. Per quanto riguarda il Bologna, il numero 2 Montalto, il numero 3 per Munian, il numero 4 Marsigli, il numero 5 Popovic, il numero 7 Torri, il numero 8 Crocco, il numero 11 Parmigiani, il numero 12 Pettinari, il numero 13 Onelli, il numero 15 Scorziello, il numero 17 Semerdiev, l'uomo probabilmente più pericoloso della formazione bolognese, il pallonetto di Torri, il gol 2-1, un minuto e mezzo è passato dall'inizio della partita e il Bologna ha cominciato subito nel miglior modo possibile. E poi con il numero 20 il portiere titolare Andrea Diazzi, l'allenatore Giuseppe Tedesco. Con me come sempre a commentare la partita Ernani Savini, una partita che come tutte le altre si presenta almeno sulla carta difficile. Il Bologna ha 17 punti immediatamente a ridosso delle grandi, quindi per la Savini ci vuole tutto l'orgoglio possibile e immaginabile. Sì, tra l'altro il Bologna si è subito presentato molto bene al pubblico angolano, ha fatto due reti davvero ben confezionate con una circolazione di palla molto veloce, molto rapida ed efficace. Sarà davvero una partita dura per la Savini. Come forse sapete, dopo la partita con il Modena erano state combinate due giornate di squalifica al capitano Enrico De Luca e una giornata di squalifica al campo. Nel ricorso di venerdì è stata ridotta ad una la giornata di squalifica al capitano Enrico De Luca, giornata scontata nella trasferta di Merano e quindi regolarmente in campo, ed è stata tolta invece la squalifica al campo. È possibile quindi per i tifosi assistere dal vivo a questa importante partita. Gli arbitri sono Esposito e Lucchini. Un pizzico di scaramanzia deriva dal fatto c'è Bogdanovic che però non va in rete perché è stato annullato dalla coppia arbitrale, appunto Esposito e Lucchini. Dicevamo un pizzico di scaramanzia: Esposito e Lucchini quest'anno hanno arbitrato già qui a Città Sant'Angelo una partita, proprio la gara con il Fasano vinta dagli angolani, l'unica vittoria in campionato fino a questo momento fatta registrare dalla formazione della Savini Città Sant'Angelo. Bogdanovic esce, ricordiamo che Bogdanovic è sceso in campo nonostante uno strappo muscolare che si è procurato in allenamento, ha voluto prendere parte ugualmente a questa importante sfida. Il movimento di prima ha finito per aggravare probabilmente il suo infortunio ed ora la Savini giocherà con Cewe Chilufia col numero 8 in posizione di pivot a sostituire Bogdanovic. Speriamo che Misko Bogdanovic ce la faccia a recuperare e a tornare sul terreno di gioco. Tra l'altro in settimana una novità: è arrivato un nuovo straniero in prova qui a Città Sant'Angelo, Tonkovic, ancora non è stato tesserato per motivi burocratici, uno straniero che dovrebbe garantire delle nuove alchimie in squadra all'allenatore Travaglini, la possibilità di ruotare gli stranieri, di mandare in campo i due più in forma. Beh sì, la Savini Città Sant'Angelo ha deciso di acquistare questo giocatore che si è dimostrato nei primi giorni di allenamento davvero bravo. È un terzino centrale molto alto, dotato di una buona visione di gioco e di un tiro pericoloso soprattutto dalla distanza, qualità questa di cui il Città Sant'Angelo aveva molto sentito la mancanza in questo inizio di stagione, e quindi non potrà che essere un buon innesto. Certo che si porrà il problema della scelta degli stranieri da far giocare, ma di volta in volta l'allenatore del Città Sant'Angelo saprà scegliere in base anche alle condizioni fisiche e anche rispetto alle squadre che dovrà affrontare, scegliere i giocatori che riterrà più opportuno
far scendere in campo. Tra l'altro una novità tecnica rispetto a tutte le altre partite che abbiamo visto qui a Città Sant'Angelo. Un attimo, vediamo questo contropiede del Bologna, e Scorziello che si presenta al tiro e realizza il gol del 3-1. Sono passati 4 minuti e mezzo dall'inizio dell'incontro, 3 a favore del Bologna, 1 a favore della Savini. Diciamo una novità rispetto alle altre gare viste qui al Palacastagna. È seduto in panchina Nicola D'Arcangelo, presumiamo anche lui per infortunio, ed è in campo come ala sinistra titolare invece Andrea Marzuoli. Beh, Nicola può darsi che in settimana abbia avuto qualche problema fisico, ma di certo la sua presenza in panchina rispecchia anche quello che è stato un cambiamento nell'ultima settimana, ossia dopo la partita di Merano in cui Nicola D'Arcangelo ha giocato davvero alla grande nel ruolo però di centrale e non di ala come aveva giocato fino a questo momento. La sua presenza in panchina è anche una scelta tecnica, ovvero sia si è deciso, a mio modesto avviso, finalmente di farlo giocare nel suo ruolo naturale, dove può rendere al massimo, e di non sacrificarlo nel ruolo di ala sinistra, dove ci sono Marzuoli e Ruggeri, che sono due ali di ruolo e quindi meritano di giocare loro. E rientriamo in telecronaca. 5 minuti e mezzo sono passati dall'inizio della partita, il risultato è di 3-2 a favore del Bologna. Bologna che ha il pallone tra le mani ed attacca la difesa della Savini, e c'è il gol di Boris Popovic, primo gol anche per lui in questo inizio partita. 4 gol per il Bologna con 4 marcatori diversi. Un Bologna, ve lo ricordiamo, che in questo momento in classifica è al sesto posto, 17 punti all'attivo, 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ma un rendimento in trasferta non esaltante, una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte nelle 4 gare giocate. Enrico De Luca ha provato il tiro, è stato ribattuto da Popovic, lo stesso Popovic che imposta il contropiede per il Bologna. C'è il fallo di Milosevic ai danni di Boris Popovic, quindi non è potuto andare alla conclusione Leonardo Torri dalla sua posizione di ala destra. Sono cambi in panchina per il Bologna, sono entrati Montalto e Semergev, che in questo inizio gara Giuseppe Tedesco sta schierando soltanto nella fase offensiva, ed è marcato proprio uomo Montalto. Ha fintato il tiro, il passaggio per Onelli, sbaglia completamente il tiro, l'ala sinistra bolognese si è lamentato anche per un colpo subito, non sono stati di questo avviso Esposito e Lucchini. Chionchio, c'è il fallo ai danni di Franco Chionchio, fallo di Scorziello, e c'è la prima ammonizione, la ammonizione al numero 5 però Popovic. De Luca, Limoncelli, Chionchio, il pallone gira su tutto il fronte d'attacco della Savini. De Luca per Limoncelli, la prova ad andare alla conclusione Angelo Limoncelli, ma c'è stato il fallo del capitano Pernunian. De Luca, Chionchio, la conclusione da lontano ribattuta dalla difesa bolognese, il contropiede arriva in ala destra, Torri ha tratto in inganno Nianconi, c'era sembrato gol, invece il pallone è andato sulla parte destra della rete. Nel capovolgimento di azione il fallo da rigore su Franco Chionchio, che aveva tentato il pallonetto su Andrea Diazzi. Vedete che lo stesso Diazzi si avvia in panchina, entrerà sul terreno di gioco per cercare di neutralizzare il tiro dai 9 metri Matteo Pettinari con il numero 12. È Milan Milosevic che si appresta a battere il rigore. Spiazza praticamente il portiere Pettinari con una finta e poi deposita nella porta sguarnita. Primo gol per Milosevic, 4-3, 9 minuti circa sono trascorsi dall'inizio dell'incontro, 4-3 il punteggio a favore del Bologna. Una partita sicuramente difficile per la Savini, che deve rinunciare al suo pivot titolare Bogdanovic, che ha giocato solo i primi 2 minuti e poi si è andato a sedere in panchina per un infortunio. Il gol di Onelli ha superato
la Brecciosa sul primo palo, non è riuscito a chiudere al meglio lo specchio della porta Gabriele la Brecciosa. ...5-3 il punteggio, 21 minuti e 7 secondi al termine. Ed ora la Savini che deve recuperare due reti al Bologna. De Luca, il servizio per Cilufia, c'è il fallo. Limoncelli per Chionchio, ancora Limoncelli, De Luca. Limoncelli per un attimo perde il controllo della palla, lo recupera Chionchio. Va la conclusione Milosevic dalla distanza, si oppone Diazzi. Il pallone termina a fondo campo per un nuovo gioco in zona offensiva per quanto riguarda il Bologna. I bolognesi comunque, come potete vedere dalle immagini, non affrettano le operazioni d'attacco, hanno già due gol di vantaggio e ora sono col pallone in mano. Il servizio per Nunian, il capitano della formazione bolognese, un giocatore di una notevole stazza fisica. Il servizio per Montalto, l'intervento per un attimo della difesa, poi il fallo di Angelo Limoncelli che si becca l'ammonizione. 19 minuti e 38 secondi al termine. Semerdiev, viene fischiata l'infrazione di passi a Semerdiev, il contropiede. Marzuoli va direttamente alla conclusione, spalo è fuori. È sfortunato questa volta Andrea Marzuoli, si era liberato benissimo per il contropiede ma non è riuscito a superare Diazzi. Il fallo su Montalto. Popovic per Semerdiev, Torri, ancora Semerdiev, si gioca sempre sul lato destro della fronte d'attacco del Bologna. Semerdiev la conclusione fuori, ma c'è stato il fallo di Limoncelli ai danni di Semerdiev. Per Munian, per Popovic, posizione centrale per lui. Semerdiev scambia proprio con Popovic, si avvicina alla linea, il tiro, il palo, grazie anche a una deviazione di Franco Chionchio. De Luca non riesce il contropiede alla Savini perché è rientrata velocemente la difesa bolognese. Chionchio subisce fallo da Onelli. Limoncelli, Marzuoli, De Luca, ancora Angelo Limoncelli, sale Chilufia per cercare di prendere un pallone giocabile, ancora Chionchio, la conclusione libero di fronte a Diazzi, secondo gol di Franco, scusate, primo gol per Franco Chionchio. 5-4 il punteggio, sono passati 12 minuti, come ne avevamo parlato all'inizio, una partita difficile, la Savini non riesce a essere molto fluida in zona d'attacco e in difesa soffre le penetrazioni dei giocatori del Bologna. Ma in difesa in effetti sta soffrendo un po' troppo il Bologna, questa difesa che schiera la Savini con Milosevic quasi a uomo su Montalto non credo durerà molto, perché non si sta mostrando molto efficace, perlomeno in questi primi 10 minuti. Milosevic non è un grande difensore, e intanto da adesso c'è stato un problema per la Brecciosa che ha subito un colpo da lontano proprio in viso, quindi speriamo che si riprenda presto. Dicevo che la difesa della Savini è un po' sbilanciata da questa parte, con Cilufia che è abituato a marcare fuori e che si trova a giocare come primo, Milosevic al contrario abituato come primo a giocare fuori su Montalto. D'altra parte è chiaro che è in formazione rimaneggiata la Savini, per cui deve arrangiarsi come può in difesa. Speriamo che, insomma, che questa difesa porti i suoi frutti o sarà costretta a cambiarla. Ha perso palla De Luca, poi ha provato a recuperarla, l'intervento con il piede
e si prende l'ammonizione il capitano della Savini. Intanto la Brecciosa è ancora in panchina, intontito dalla grande bordata da fuori area di Montalto che l'ha preso in pieno volto. È entrato sul terreno di gioco a posto di la Brecciosa Fabrizio Zuccarini. Montalto per Semerdiev, Torri, c'è il fallo di Marzuoli ai danni di Torri. Intanto hanno cambiato posizione Montalto e Popovic, è andato a giocare terzino sinistro Popovic, mentre centrale Montalto che si va a posizionare ora in posizione di secondo pivot. Stava per perdere palla il Bologna, Torri scarica per Semerdiev, infrazione in attacco fischiato al Bologna che perde palla e la Savini ha la possibilità di portarsi in pareggio. Milosevic, Chionchio, De Luca per Marzuoli, Limoncelli, ancora Chionchio, gioca uno contro uno, poi scarica De Luca, la conclusione di Enrico De Luca, il gol del pareggio, 5 pari, 15 minuti e 16 secondi al termine del primo tempo. Una Savini che nonostante giochi con il suo pivot titolare in panchina Bogdanovic e in questo frangente anche il portiere titolare Gabriele Labrecciosa, si mantiene a stretto contatto con il Bologna. Popovic per Montalto, finta il tiro, Semerdiev, la conclusione, la ribattuta di Zuccarini. Montalto, Popovic per Semerdiev, il tiro basso di Semerdiev, la palla prende proprio allo spigolo interno della porta, poi schizza via. Comunque c'è il gol 6-5 a favore del Bologna. Si sospende il gioco per asciugare il terreno e anche Chionchio va in panchina approfittando dell'interruzione per farsi curare dal fisioterapista della Savini Città Sant'Angelo. 14 minuti e 25 secondi al termine, 6-5 il punteggio a favore del Bologna. Si torna a giocare con la Savini in attacco, De Luca per Limoncelli. Anche la Savini gioca con tutta calma in attacco, è rientrato anche Chionchio dopo le cure ricevute in panchina. È proprio lui col pallone in mano, subisce il fallo di Popovic. De Luca per Limoncelli, scambiano la posizione ora De Luca e Limoncelli. De Luca va a giocare centrale, Limoncelli terzino sinistro. Chionchio, ancora De Luca che parte da molto lontano, il tiro basso di Limoncelli è ribattuto da Diazzi e non si capiscono Torri e Popovic, però l'ultimo tocco secondo Esposito è di un giocatore angolano, dovrebbe essere stato Marzuoli a toccare per ultimo il pallone e resta dunque in attacco il Bologna. Bologna che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 27-27 con il Conversano. Popovic scarica per Montalto, servito per Numian, si gira, commette in frazione di sfondamento praticamente, perde il pallone De Luca. Limoncelli è tornata velocissima indietro la difesa del Bologna, comunque Milosevic è andato al tiro, la parata di Diazzi. Popovic, Semerdiev prova il tiro, poi scarica prima su Popovic e poi su Torri, balla la parata di Zuccarini. Un paio di errori su un fronte e dall'altro, Limoncelli ha tentato un passaggio senza guardare, un passaggio rischioso, l'aveva capita la situazione, l'aveva letta molto bene Popovic, però poi ha commesso un fallo, un'infrazione e ha riconsegnato il pallone nelle mani della Savini Città Sant'Angelo. Chionchio, Limoncelli per De Luca. Non si capiscono Limoncelli e Chionchio, altra palla persa
gli arbitri fanno rettificare il punto di battuta, un paio di errori di sufficienza della Savini in attacco, errori che comunque la squadra commette sempre durante le partite. Sì, sono troppi questi errori, che sono errori particolarmente gravi, perché una squadra come la nostra, che deve salvarsi a tutti i costi, non può permettersi di regalare i palloni così agli avversari. Il Città Sant'Angelo dovrebbe essere una tigre inferocita quando gioca soprattutto in casa, dovrebbe avventarsi su tutti i palloni, lottare come se ciascuna azione fosse quella decisiva. Purtroppo non è così, ci sono spesso delle imprecisioni che compromettono anche partite che il Città Sant'Angelo ha dimostrato che poteva vincere, ecco. Questo è, diciamo, è stato il limite fino a questo punto di questa squadra, che tra alti e bassi è riuscita a giocare bene con le grandi e a regalare troppi punti alle piccole, proprio per queste disattenzioni, per queste imprecisioni che poi pesano molto nell'economia di una partita. Nel frattempo il gioco è ripreso dopo che si è provveduto ad asciugare il campo. Va la conclusione, Popovic ribatte Zuccarini, la grande portata di Boris Popovic. Il pallone è addirittura finito nelle mani di Azzi nella parte opposta del campo, per capire quanto era forte il tiro. Questa volta Popovic ci riprova e ha maggior successo di prima. 7-5, 11 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo. Una partita che vede la Savini rincorrere sin dalle prime battute dell'incontro. De Luca, c'è Pernumian che si aggrappa al braccio, ma De Luca va lo stesso al gol. Terzo gol per il capitano, lo ricordiamo, al rientro dopo la squalifica scontata nella trasferta di Merano, una trasferta dove la Savini è stata sì capace di segnare 30 reti, ma è pur vero che ne ha subite ben 36. 7-6 il punteggio, ci avviciniamo ai due terzi del primo tempo, 10 minuti e 40 secondi al termine, e i Felsine che ora sono in attacco per Numian. La conclusione è di Popovic, che ha trovato un'autostrada davanti a sé, non è stato seguito nel taglio da alcun giocatore della Savini, e ora siamo sull'8-6. E ora c'è anche il time out richiesto da Zuccarini. 10-21 al termine, 8-6 a favore del Bologna. Rientriamo in telecronaca dopo il time out chiesto da Gabriele Travallini e non da Fabrizio Zuccarini. Ovviamente è stato uno scambio di nomi, Zuccarini è il portiere, non l'allenatore della Savini Città Sant'Angelo. Chionchio, la conclusione, ribatte Diazzi, prende palla Popovic, c'è il fallo poi su Scorziello, l'ha commesso Enrico De Luca. Scorziello, lo abbiamo già detto in precedenza, giova ripeterlo, viene utilizzato dall'allenatore Giuseppe Tedesco soltanto in difesa, ovviamente un giocatore prestante fisicamente, quindi Tedesco sfrutta la sua stazza anche per impedire delle facili conclusioni agli attacchi angolani. Montalto per Onelli, c'è il fallo di Cilufia ai danni di Montalto. Pernumian a battere la punizione, sono due i gol di vantaggio per il Bologna, 8-6 il punteggio. Ancora un fallo di Cilufia ai danni di Montalto. Popovic Semerdiev, Popovic lascia il pallone a Montalto, Onelli, la conclusione di Onelli e c'è il gol di Onelli, il secondo gol per Salvatore Onelli. Poi l'arbitro va a redarguire Milosevic. 9-6, 8 minuti e 50 secondi al termine. Chionchio per Limoncelli, De Luca, la conclusione del capitano, ancora Diazzi protagonista, lancia lungo a cercare Torri, arriva prima di lui Zuccarini. Cilufia per Chionchio, lascia Limoncelli, ancora Milosevic, la conclusione di Milan Milosevic, c'è il fallo è del numero 4 Davide Marsigli. Milosevic, Limoncelli, De Luca,
Simoncelli, Marzoli in posizione di ala sinistra, riscarica per Limoncelli, aveva quasi perso palla, poi c'è stato il fallo di Scorziello, una fortuna in questo caso per la Savini. Milosevic, un altro passaggio sbagliato ai danni di De Luca, recuperato Limoncelli. Marzuoli deve tornare sui suoi passi, gli arbitri stanno per fischiare passivo, poi De Luca sbaglia il passaggio al pivot, ma c'è stata una spinta ai danni di Marzuoli che era andato a posizionarsi sulla linea del pivot. Milosevic, la conclusione di Milan Milosevic con il gol, secondo gol per lui, 9-7, 7 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo. La Savini è costretta ad inseguire praticamente dall'inizio dell'incontro, il Bologna si è subito portato in vantaggio di un paio di reti ad eccezione del 5-5 quando la Savini ha momentaneamente impattato il punteggio. Popovic, Semerdiev, Popovic, il fallo, no, il fallo è di Popovic che secondo Esposito ha fatto fallo aiutandosi con la spalla. Limoncelli per Chionchio, la conclusione di Chionchio a girare, e questo gol di Franco Chionchio dimostra tutta la sua classe, uno dei giocatori simbolo della pallamano italiana. Fa bene il pubblico a tributargli un lungo applauso. Beh, certo, queste sono le cose che Franco Chionchio può dare e pochi altri. È chiaro che quando non arriva il fisico, quella freschezza atletica che a 38 anni non si può avere per forza di cose, arriva la classe immensa di un giocatore come Franco Chionchio. Il contropiede, scusa, il pareggio di Milosevic, in un barter d'occhio la Savini si è riportata sul 9-9. Ora c'è il time out richiesto da Giuseppe Tedesco, 5 minuti e 44 secondi al termine, siamo sul 9 pari. Questa fiammata della Savini Città Sant'Angelo non solo ha riacceso l'animo dei giocatori in campo, ma anche le speranze del pubblico alla Palacastagna, che dopo un inizio freddino rispetto alle abitudini ha cominciato ad incitare i propri giocatori. Popovic per Onelli, il pallonetto, il pallone è fuori. Aveva filtrato l'intervento falloso Milosevic fermandosi proprio un attimo prima Chiluffia, e c'è il rigore ai danni di Chiluffia, crediamo, anche l'esclusione per 2 minuti decretata a Pier Giorgio Pernunian, il capitano del Bologna che protesta. Effettivamente non abbiamo visto gli arbitri indicare il tiro ai 9 metri, però crediamo che il rigore ci sia tutto. Ma sì, ma questi ultimi minuti hanno dimostrato come non sia possibile in uno sport come la pallamano rinunciare a prescindere dal contropiede. Il Città Sant'Angelo per lunghi tratti di questo campionato lo aveva fatto, aveva sempre cercato di rallentare il gioco e in fin dei conti poi pagando questo diciamo così tentativo di giocare con saggezza, con una minore freschezza, perché quando sei costretto a costruire ogni volta le azioni da reti fai molta più fatica, invece ecco con 2-3 contropiedi riesci ad alleggerire il gioco, tu segni rapidamente, l'avversario invece deve far fatica e è tutto di guadagnato. E grazie a questo gioco in velocità il Città Sant'Angelo è riuscito a portarsi sopra e a mettere in difficoltà il Bologna. Chissà che nel secondo tempo l'ingresso di giocatori ancora più adatti a questo tipo di gioco come D'Arcangelo o lo stesso Ruggeri non possa dare la scrollata decisiva a questa partita. Dopo il rigore che aveva portato in vantaggio la Savini con Milosevic, ci ha pensato Semerdiev a riportare il punteggio in equilibrio. Siamo sul 10 pari, 4 minuti e 20 secondi al termine del primo tempo. Chionchio per Chiluffia, il fallo ai danni del pivot di colore della Savini Città Sant'Angelo. Limoncelli, De Luca,
Limoncelli, la conclusione, ribatte Diazzi, c'è il fallo però su Limoncelli di Popovic. Meno di 4 minuti al termine del primo tempo e la Savini in attacco, Milosevic 1 contro 1, il pallonetto, Diazzi in fallo di fondo, però c'è il rigore per il fallo commesso ai danni di Milosevic da parte di Onelli, anzi no, ecco il numero 8 Simone Crocco che è entrato sul terreno di gioco. Un nuovo cambio di portiere, rientra Matteo Pettinari. Fino adesso Pettinari è entrato sul terreno di gioco solo per cercare di sventare i tiri di rigore, ma ha subito un 2 su 2 da Milosevic. E Chionchio ora che si incarica di battere la conclusione e non fallisce Franco Chionchio, terzo gol per lui, siamo 11 a 10. La Savini si è portata in vantaggio e ci sta anche rimanendo e ricordiamo che gioca senza il pivot titolare Bogdanovic, uscito per infortunio solo dopo 2 minuti di gioco, e anche senza il portiere Gabriele Labrecciosa, ancora in panchina per il colpo subito al volto su tiro di Montalto. C'è ora il fallo ai danni di Popovic e l'ammonizione decretata da Marzuoli. È rientrato dall'esclusione per 2 minuti Onelli, ora sono nuovamente in parità Montalto, il servizio per Marzigli ma c'è stato il fallo di Limoncelli, va in panchina Marzigli, rientra per Numian. Popovic, la conclusione di Popovic, il gol. Tirano molto bene i giocatori del Bologna, quasi sempre la palla rimbalza proprio davanti al portiere. Eh sì, in questo caso però non si doveva permettere al giocatore del Bologna di andare fino ai 9 metri e oltre per poi tirare in doppio appoggio sulla testa del difensore. Intanto Milosevic ha risolto questa azione d'attacco con un 1 contro 1 dei suoi. Speriamo che continui così il Città Sant'Angelo con questa aggressività, ma anche con un pizzico di attenzione in più in difesa. 12 a 11, 2 minuti esatti al termine del primo tempo. Milosevic è arrivato a quota 5, Semerdiev per Popovic, ancora una bomba di Popovic, si supera Zuccarini che recupera il pallone. La Savini ha la possibilità ora di aumentare il proprio vantaggio. Era andato un attimo Marzigli a fare il cambio, se ne sono accorti subito, la conclusione di Chionchio, il gol. Questa volta la furbizia e l'esperienza dei giocatori della Savini ha avuto la meglio. Avete visto, appena Marzigli si è avvicinato alla panchina per il cambio, la Savini ha dato un'accelerazione micidiale e questo dimostra che i giocatori sul terreno ci sono svegli, pronti ad approfittare di ogni situazione. 1 minuto e 15 al termine del primo tempo, Montalto per Popovic, Semerdiev, la conclusione ancora bassa di Semerdiev, veramente difficili da parare questi tiri per Fabrizio Zuccarini. Milosevic, la conclusione di Milosevic, c'è l'errore ma anche il fallo. Probabilmente la Savini ora non deve affrettare i tempi per andare al tiro, dovrebbe cercare di sfruttare questi ultimi 45 secondi per andare al tiro una volta sola. Milosevic, c'è il fallo di Parmigiani, 37 secondi al termine. Milosevic, Chionchio, Limoncelli, deve lasciare poco tempo al Bologna per andare al tiro. Chionchio, serve Cilufia, c'è il fallo di Permunian ai danni di Cewe, sono rimasti solo 20 secondi al termine del primo tempo, sarebbe anche psicologicamente importante andare al riposo con 2 gol di vantaggio. De Luca, la conclusione, ribatte Diazzi, il pallone è del Bologna, 3 secondi per andare al tiro, recupera Chionchio, il tiro e c'è il gol proprio sulla sirena. Vediamo se il gol viene convalidato. E sì, ci pare proprio di sì, e quindi si va al riposo. Savini, Città Sant'Angelo 14, Bologna 12. E noi ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo.